La storia di Doxa è lunga e importante. Nasce in particolare nel 1889, quando George Duke Moon, il quale aveva 12 fratelli, nella cittadina di Leloque, a soli 12 anni, cominciò il suo apprendistato da orologiaio. Era il 1880 e appunto, soltanto 9 anni dopo, fonderà a Leloque Doxa. La storia nasce appunto il secolo scorso. E quindi durante tutta la produzione di Doxa, naturalmente si sono susseguiti tantissimi tipi di orologi, dai Tasca fino poi agli sportivi e ai più conosciuti, almeno oggi, Sub. Alcuni sono indiscutibilmente iconici e in ogni caso Doxa, agli occhi degli appassionati, oggi fortunatamente sta recuperando terreno. Benvenuti o bentornati qui nella nostra stanza degli orologi in una nuova puntata del nostro format domenicale Beato tra gli orologi. Su Talk, come sapete, parliamo di orologi, storia degli orologi e la storia dei grandi uomini che hanno compiuto imprese eccezionali con i loro orologi al polso. E in Beato tra gli orologi, invece, andiamo con il nostro computerino a spulciare i siti delle maison più prestigiose e più conosciute dell'orologeria moderna per vedere un po' che cosa offrono, quali sono i prezzi quando li troviamo e poi magari un giorno confrontarli anche con i prezzi e con gli eventuali sconti nelle boutique. Quindi, senza perdere tempo, oggi parliamo di Doxa. Allora, Sub 200 CIGRAPH 2 preordina, quindi questo deve essere un'edizione nuova. Doxa Army, il classico sub così noto, così conosciuto a tutti noi, anche se questa non è la versione più conosciuta che invece avete visto nella copertina di questo video. Vediamo che cosa ci propone. Orologi, il classico Sub 200, il 130° anniversario, il CIGRAPH che abbiamo visto prima, poi il 200 TIGRAPH, il Crono, il 300T che è il più iconico, e quindi io direi partiamo proprio dal 300T, vediamo un po' che cosa ci dice Doxa in proposito. E reinterpretazione del 1968, questo io credo che sia il sub più iconico, anche il più bello forse, di tutta la linea Doxa, e anche un orologio che ancora oggi si compra a prezzi abbastanza accessibili. 1.990 euro, molto di più rispetto a 2 o 3 anni fa, quando si comprava per poco più di 1.000 euro, però è anche vero che molto probabilmente ci sono degli sconti. Quadrante arancione, poi quadrante arancione con cinturino arancione, ma non mi piace per nulla questa versione. Secondo me il più iconico, il più classico, è insieme al quadrante nero, però il più riconoscibile di sicuro è il 300T Doxa arancione, e da lì non si scappa. Quadrante argentè, quadrante Tiffany, oltre a quello blu che ha ripreso un po' la moda lanciata, possiamo dire, da Rolex con l'Oyster Perpetual. Uno degli orologi Doxa che non acquisterei perché lo trovo davvero eccessivo, oltre che inutilmente colorato. L'arancione era arancione per una questione di leggibilità, gli altri che invece sono colorati, giallo, turchese, per una questione invece semplicemente fashion, non mi trovano molto d'accordo. Detto questo, rimane comunque un bell'oggetto, un vero orologio sportivo a un prezzo veramente piccolo per quello che è la storia di Doxa. Vediamo un po' il 200 CIGRAPH secondo, questo è un crono, tre contatori, 42 mm, spessore quasi 16 mm, come al solito i cronografi riservano purtroppo qualche brutta sorpresa sullo spessore, 200 metri, riserva di carica 56 ore, vediamo poi il prezzo del braccialato, quasi 3.000 euro, 2.890 euro, che non sono tanti per un cronografo. Un cronografo storico come può essere Doxa, però sinceramente non sono neanche pochi, perché arrivati a 3.000 euro indubbiamente le alternative sono parecchie, non sono più tantissime, ma ce ne sono, sicuramente ce ne sono, soprattutto tra i Longines, per dirne alcuni di cui abbiamo già trattato qui in Beato tra gli orologi. Ancora il CIGRAPH secondo, giallo, turchese, argentee, cinturini di gomma,
Non è un orologio che mi fa impazzire, onestamente, anzi, è un orologio che tenderei tranquillamente ad escludere sorvolandoci. Il bracciale chicchi di riso invece è molto bello, è molto bello, è molto Doxa, è molto anni 70, non mi dispiace affatto. Il Cigraf invece, prima versione, è un po' più bruttino. È un po' più bruttino, 2890, quadrante nero, giallo, i soliti, insomma, le solite combinazioni di colori di Doxa. Anche in questo caso non è un cronografo, sinceramente, che terrei in considerazione. Vetro zaffiro, va bene, insomma, caratteristiche di tutto rispetto, naturalmente, per quello che è un cronografo. Sub 200, Doxa, naturalmente, ne abbiamo parlato un attimo fa in apertura, è incentrata sui sub, la sua storia più recente, o almeno di qualche decennio, è tutta incentrata sull'orologeria subacquea, quindi non mi stupisce che in pratica, come potete vedere qui in alto, tutto ciò di cui si parla è sub 200, 300, 300T, 600T, 1500T, Doxa Harmy, di cui adesso parliamo. Ancora, quindi, sub, data, varie colorazioni, vari stili, tutti carini, tutti orologi assolutamente apprezzabili, anche perché hanno prezzi veramente piccolini. Lo Shark Hunter, per esempio, è un bell'orologio, richiami vintage, 1090 euro sicuramente anche da scontare. Ormai, come sub storici a questo prezzo, non c'è praticamente più nulla. Anche Oris, ma la stessa Mido ha superato di poco queste cifre. E Doxa tiene botta, però offre comunque grande qualità, quindi sicuramente una scelta molto, molto azzeccata, molto intelligente per chi sta cercando un sub ben fatto, storico, ad un prezzo assolutamente abbordabile. Così come per esempio il sub 300, perché questo è un 200 metri, chiaramente il sub 300 invece un 300 metri richiama quelli che sono gli stilemi del 300T che abbiamo visto prima, e che a differenza di quest'ultimo, che ha una impermeabilità di 1200 metri, il 300 invece ha una cassa che resiste a 30 bar, quindi 300 metri, come suggerisce anche il nome del modello. 2690 euro, è anche un orologio più contenuto, cassa da 42,5 mm, acciaio 316L, movimento COSC, non l'abbiamo detto prima, ma parliamo di un movimento COSC, riserva di carica di 38 ore, datario, insomma, un bell'orologino, anche lui naturalmente in varie varianti, varie colorazioni, spessore 13,40 mm, poco più di un Submariner di Rolex, e poi le varie colorazioni dei cinturini e degli accessori che vengono venduti insieme a questo orologio. Io naturalmente tra i due sceglierei il 300T, più storico, forse possiamo dire, un 1200 metri che secondo me rispecchia ancora meglio la storia di Doxa. 300 Carbon, questo è un orologio che, se non ricordo male, è stato presentato non molto tempo fa, che mi piace tantissimo per la sua estetica rock, veramente bella, con questa cassa in carbonio che va in netto contrasto con il quadrante arancione in particolare, ma ci sono anche altri quadranti, ma quello arancione con questa cassa nera in carbonio a me è piaciuto veramente tanto. Ci sono anche le altre versioni colorate, come praticamente tutti gli altri Doxa che abbiamo visto, però è veramente un orologio che ho trovato interessante, soprattutto perché unisce gli stilemi heritage storici del brand con la modernità di una cassa forgiata in carbonio, e che aggiunge un tocco di sportività in più a un orologio molto molto aggressivo. Questo mi è piaciuto particolarmente. Ancora sub 600T, in questo caso anche lui, se non ricordo male, è presentato da non molto, anche lui con una cassa molto anni 70, ma allo stesso tempo molto unica, iconica, e che si fa apprezzare veramente molto per almeno
per i miei gusti, per quello che è un sub, che tra l'altro aveva anche un amico in chat, credo lo abbia ancora, un sub veramente di sostanza. In particolare questa casa potrebbe essere un'ottima alternativa al 300 e al 300T, che sono sì storiche, però non tutti amano quelle casse a cuscino, insomma. Che invece fanno parte del 300 e del 300T. In questo caso invece è una cassa che richiama un po' la 384 di Zenith, forse, con questi spigoli vivi, con le anse dritte nelle quali poi si innesta il bracciale, che non è un bracciale integrato, ma è integrato alla cassa, e che lo rende un orologio veramente ben fatto e completo. Ancora il 1500T, praticamente Doxa c'ha soltanto orologi belli, soltanto orologi iconici, c'è veramente l'imbarazzo della scelta. In questo caso 1500 metri, 45 mm di diametro, non è per tutti i polsi, rimane comunque un sub, un orologio sportivo, un orologio con pochi fronzoli e di sostanza, quindi per chi magari decide di utilizzarlo davvero per il suo scopo, magari come backup dei più moderni computerini da immersioni, potrebbe comunque la leggibilità essere un punto a suo favore. Non è detto che sia un orologio per forza troppo grande. E poi Doxa Army, un orologio, questo, molto particolare, molto carino, a me è piaciuto subito. È vero che forse questo stile non si sposa perfettamente, almeno secondo i miei gusti, a questa particolare cassa. Però è anche vero che questi stilemi, molto tuxedo, molto anni 40, sebbene non siano modelli anni 40, chiaramente, lo rendono un orologio molto, molto particolare. Per chi ama il genere militare, anche se mantiene la forma del 300 e del 300T con la sua particolare cassa, ha un quadrante e comunque dei richiami a questi particolari colori, questo contrasto netto che, secondo me, si fa apprezzare. Prezzo 2250 euro, anche in questo caso non costa poco, ma comunque si tratta di un orologio che si può prendere con sconto, quindi è un orologio che secondo me si compra veramente a un prezzo corretto ed è anche qualcosa di molto particolare. Quindi secondo me questo richiamo alla storia di Doxa Army è molto apprezzabile. Aggiunge comunque una scelta in più a tutto il catalogo di Doxa, che peraltro è un catalogo bellissimo e completissimo praticamente ovunque, tranne i Chrono, Chigraph, che personalmente mi piacciono poco. Insomma, Doxa nasce il secolo scorso, 1889, e ha fatto la storia dell'orologeria sportiva e militare, oltre che subacquea, anzi soprattutto subacquea, e oggi si sta facendo apprezzare moltissimo. Un catalogo, come abbiamo visto insieme, veramente completo. Ci sono pochi fronzoli, ci sono soltanto orologi di sostanza e soltanto orologi ben fatti, ben realizzati. Tra l'altro, molti amici hanno un Doxa e posso confermare che nessuno ha mai avuto nulla di cui lamentarsi, anche a dei prezzi assolutamente concorrenziali con quelli che sono gli orologi blasonati oggi, con i listini che sono aumentati e che stanno diventando sempre più irraggiungibili. Doxa. Mi è piaciuto e sapevo che mi sarebbe piaciuto il suo catalogo, ma vorrei sapere la vostra nei commenti. Quindi vi ringrazio per essere arrivati fin qui in questa nuova puntata, parliamone assieme, noi ci vediamo in un prossimo video qui su Talk. Ciao!